Sondaggi politici barra caso Diciotti, il 44 sta con Salvini e la linea dura anti-migranti. Piepoli, 5 settembre, caso Diciotti, i 44 con Salvini. Il 44 degli elettori italiani sul caso Diciotti sta con il ministro Salvini, i sondaggi di Piepoli sul caso dell'estate a livello politico danno il polso della situazione che aiuta anche a capire come mai la Lega e il suo segretario siano in piena luna di miele con l'elettorato italiano ben più del Movimento 5 Stelle. Il 21 degli intervistati dice di essere favorevole che in futuro vengano ripetute dal governo italiani le stesse azioni intraprese con la Diciotti anche con altre navi cariche di migranti. La linea Salvini, in poche parole, convince e il 23 si dice abbastanza orientato a confermare quel no secco all'ingresso di immigrati irregolari all'interno del nostro paese. Per il 19 le tesi di Salvini sono un po' troppo eccessive, mentre il 34 boccia in pieno l'opera del governo che appoggia il ministro degli interni. Ipsos, 5 settembre, la Lega doppia il PD. Con la nuova stagione autunnale che si affaccia anche sulla politica, la Lega di Matteo Salvini ci entra in maniera prepotente e veemente nonostante le indagini, i sequestri, i nodo migranti e il ponte di Genova. Nei sondaggi elettorali prodotti da Ipsos, il carroccio si conferma in gran forma con il 33,5% dei consensi, confermandosi il primo partito d'Italia come da almeno tre mesi a questa parte. Ormai doppiati i demo di Martina e Renzi, con il PD fermo al 17%, comunque primo partito del centro-sinistra sempre più in crisi, Leo al 2,4%, Bonino al 2,4%, altre liste sotto l'1%. Per quanto riguarda invece gli altri partiti di centrodestra, continua la crisi di Forza Italia all'8,7% mentre Giorgia Meloni viene data dal sondaggio Ipsos in netta difficoltà addirittura al 2,5% e noi con l'Italia invece ad un bassissimo 0,2%. Indecisi non voto astensione, la gran fetta oggi arriva al 33,9%. Piepoli, 5 settembre, fiducia leader, Conte straccia il PD. Sul fronte della fiducia nei principali leader politici, i sondaggi espressi da Piepoli provano ad inquadrare la situazione nell'ultimo mese estivo, ovvero durante la piena emergenza di Genova e il caso Diciotti sul fronte migranti. Conte è l'unico a perdere decisamente, sotto di 2 punti percentuali rispetto al 23 luglio scorso, stazionari gli altri leader. Con un punticino guadagnato da Renzi e Berlusconi e uno perso da Beppe Grillo, nonostante tutti e tre, per motivi diversi, siano un po' all'esterno al vivo della politica odierna. Osservando dunque le nuove cifre sul consenso dei leader, scopriamo che dietro a Mattarella, 67, troviamo il premier Giuseppe Conte al 53, seguito subito da Matteo Salvini al 48. Superati e bocciati gli altri, da Di Maio, che tiene comunque al 47, a Gentiloni, un buon 45, fino agli stessi Renzi, Grillo e Berlusconi che troviamo in fondo alla classifica del sondaggio con 20, 18 e addirittura 12 di fiducia per gli elettori intervistati. Ecco,